monti e valli, dovrà marciare malgrado i calli, per digerire in qualche modo la carne in brodo di mezzodì. Se avessi in cambio del mio fucile una ragazza ed un piedile, e per distrarsi il marmittone suonando canta questa canzone. Caporale di giornata, questa sera resti qua, senza te la fidanzata con un altro se ne va. Caporale di giornata, non ne voglio più caffè, dammi latte e cioccolata, è la sveglia per le tre. Ho preso una cotta, ho preso una cotta per quella brunetta che stava con te. Se arrangio una branda e un'altra gavetta, la sposo, la porto in caserma con me. Caporale di giornata, guarda un po' che tempo fa, che se piova alla dunata più nessuno scenderà. Posto, prepararsi per la marcia di resistenza. E tu? Dai, Fornari, che fai? Signor maresciallo, io oggi la marcia non la faccio. Perché? Ti senti male? No, è che ho un appuntamento alle 5, ho paura di non fare. E non fare il lavativo! Presto! Tra 5 minuti tutti in cortile! Chi ritarda sarà punito con 15 più 15! Ehi! Ehi tu! Non hai sentito la sveglia? Ma se la piantassi d'esta... Oh! Scusa maresciallo, io non c'ho orecchio musicale, l'avevo preso per il silenzio. Ma come te avevo detto di chiamarmi, ste figure mi fai fare col maresciallo. Ma se ti ho chiamato due volte, mi hai tirato pure una scarpa. Come caporale dovresti dare il buon esempio. Per punizione oggi sarei caporale di giornata. Maresciallo, una settimana che sono di giornata, qui fra un po' puzzo altro che di giornata. Ah, ci fai pure lo spiritoso, sarei caporale di giornata pure domani. Va bene, vuol dire che ci metterò la firma. Prossima, cioccate. Attenti, attenti. Posa la scarpa, posa la scarpa. Bell'amico che sei. Ci metti il carico da 11, eh? Ma perché tu volevi che andassi in cella per te? Certo, se è necessario. Io ti proteggo, ti copro, tu vuoi fare qualche cosa ma per me? Ma che proteggi? È roba che sei diventato caporale alle spalle mie. Ah, ma allora mi vuoi provocare? Caporale si nasce, non ci si diventa, come tu sei nato per ubbidire. Io. Perciò finché io sono caporale, tu c'hai tutto da guadagnare. Veglia, oggi vi sbatto dentro a tutti. E tu? Già sei brutto. Signor caporale, io mi alzo quando sono alla sveglia, mi lavo e mi vesto in fretta. E così fai fare brutta figura a noi. Sei la vergogna del plotone. Ma che dici? Non lo fare più, non lo devi fare più, se no ti sbatto dentro per eccesso di zelo. Guarda questo, s'alza appena suona la sveglia. Avanti, marmette, chi mi dà il sapone? E da qua. Ma che è successo? Mosso vostro. Chi è che mi ha fregato Maria? Oh, io vi spacco la testa a tutti, eh. Oh, pure a me. Sì, pure a te, perché? Lo dici tu. Oh, mamma mia bea. Che c'è? Ah, ma allora sei stato tu. Ma no, che non sono sta mi. Anzi, vi dico che non sei giusto turbar così e così in sé. Tentazioni brutte. La chiami brutta? La regina dello striptease, dello spogliarello. Marcia di resistenza. Io già sono stanco. Oggi ci sono i missili e noi ancora andiamo a piedi. Corradini! Oggi c'è la marcia, tu mi pare che vai a fare i bagni. Lo sai che c'è, io la marcia non la faccio. Ti rifiuti? E io prima te la faccio fare e poi ti sbatto in cella, sai. Noi della squadra pugilistica riposiamo. Ordine del colonnello, addio. Riposate. E io fatico. Corradini! Non avete bisogno di un massaggiatore, di un arbitro, non so, di uno che suona il gong? No. Tu non c'hai la stoffa, non ci servi manco per far pungibull. Avanti, avanti, presto, allineatevi! Allineatevi, presto! Attenti! 25 uomini per la marcia e 8 per il pugilato. Grazie. Riposo. Riposo! Allora, ragazzi, mi raccomando, voi della squadra pugilistica, oggi allenamento serio. Domani dovete farvi onore. La Marina dovrà conoscere i pugni dell'artiglieria. C'è nessun graduato fra voi? Signor, no, siamo tutti soldati semplici. È necessario un graduato, un direttore sportivo. Signor tenente, io modestamente sono uno sportivo. Ho fatto il pugile e anche altri sport, come il pentathlon. Bene, allora puoi combattere. Beh,
proprio combattere no, ma con la mia esperienza posso dirigere questi ragazzi. Bene, allora prendi il comando e falli sgobare, correre, saltare. Debbono fare fiato. Vai! Attenti! Diacosini, sinistra! Di corsa in circolo per l'allenamento. Via! Sollevare le ginocchia. Sciogliersi. Ho detto sollevare le ginocchia, Corradini, con molto più sprint. Muoversi. Scaldare i muscoli, così non sentite freddo. Oh, ci hai fatto, eh? Mettiti in riga, Corradini, altrimenti non sei buono nemmeno a fare il pungiball. Caporale! Signor sì. Mettiti in testa e dai il buon esempio. Ma io sono in divisa di marcia, signor tenente. Un buon artigliere sa correre anche con il cannone sulle spalle. Signor sì. Corretemi dietro, tutti dalla parte mia, senza faticarsi. Quadra! Fronte sinistro! Primo turno della guardia! Ripeti la consegna. Chi è che fa lo spiritoso? Chi è stato? Ah. E chi l'avrà portato? Chi l'avrà? È venuto a fare il militare anche lui. C'è anche un biglietto. Sarà la bassa di entrata. Vediamo se facciamo lontani. Senti, che facciamo? Gli infermieri, gli infermieri. A quel mascalzone di Felice. È evidente che il padre si chiama Felice. Ed è pure evidente che il padre di questa sventurata creatura è un militare del nostro reparto. Ma è una parola trovare un Felice tra tanti soldati. Lo troveremo. Ma... E se lo trovo, lo sbatto dentro finché il figlio non esce di caserma. Signor tenente, a proposito, il colonnello si chiama Felice. Ma come ti permetti? Beh, il colonnello. E poi, il colonnello non è in età di... Già. Vai a chiamare il caporale di giornata. Io sì. Sollevare le ginocchia, caporale. Petto in fuori e lingua in dentro. Ah! Era meglio la marcia. Ma caporale, tu che sport hai fatto? La tecnica della stile libero? Per regola tua, l'esercito ha strappato questo putto al ring. Corradini qua può testimoniare. Oh, ma guarda. Caporale di giornata, eh? Ricorsa da tenente. Pure. Sbrigati. Se ci vado piano piano, che succede? Ehi tu, vai in fureria e fatti dare i ruolini. Signor sì. Voglio vedere chi sono i felici. Quelli che stanno per andare in congedo. Ma non faccia lo spiritoso, maresciallo. Permesso? Sei tu il caporale di giornata? Signor sì. Vieni qua. Prendi in consegna questo bambino, ti è? Beh, che hanno anticipato? La leva? No, questo è volontario, purtroppo. E io che c'entro? Io sto allenando la squadra pugilistica. E adesso ti occupi pure di lui, finché non troviamo il padre. Attenti! Il colonnello? No, dicevo, attenti che il bambino mi fa la pipì addosso. L'ha già fatta, riposo. E adesso vatti a far dare una fascia ventriera per cambiarlo. Poi lo porti in infermeria e gli deve mangiare, va bene? Oggi c'è spezzatino con patate, gli piacerà? Oh, arrangiati tu. Attenti! Un'altra volta. No, è il colonnello. Quaglia. Adelì! Comodi, comodi. Rimso! Novità? Purtroppo sì, signor colonnello. Come purtroppo? Abbiamo trovato un bambino in caserma. Un bambino? Sì, signor colonnello. I soliti discoli, quelli che credono che la vita militare sia un gioco. No, un bambino, un lattante, piccolo, signor colonnello. Un lattante? Piccolo, sì. Lattante? Beh, è la prima volta in 35 anni. In caserma abbiamo trovato di tutto. Gatti, cani, scarafaggi, perfino donne. Una volta una donna. Ma bambini mai? È inaudito. Come si dice? Come si chiama? È inconcepibile? No, no, c'è un'altra parola più esatta nel Tomaseo, è proprio... Forse è incredibile. No, no, è un'altra. Beh, comunque ci siamo capiti lo stesso. Sì, signor colonnello. Tenente. Sì, sì. Io l'ho sempre predicato. Anni sporchi e bambini laviamoli in famiglia. Perciò cercate il padre snaturato. Sì, signor colonnello. Non mi raccomando, tenente. Bisogna trattare la cosa con delicatezza, con tatto, come si chiama? Ah, non lo so, non c'era scritto il nome sul biglietto, signor colonnello. No, come si chiama la delicatezza? Ah, la delicatezza. Accortezza, forse accortezza. No, 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 c'è un... l'ho qui sulla punta della lingua proprio un altro nome. Beh, ci siamo capiti lo stesso, signor, no? Signor colonnello, agli ordini, signor colonnello, adedì! Caputo? C'hai un po' di latte? E questo chi è? Un generale in missione segreta.
Ha detto il tenente che ci devi pensare te. Vieni. Ma io non li so levare, i bambini. Io sì, ma ci ho avuto uno spavento e mi ha mandato indietro il latte. Oh, io sono un caporale, mica una balia. Vieni. Caporale, guardate, tutto quello che volete, ma questo no. Come no? Figlia di lei supposta e ricordati che non sono per via orale. Ma allora sei una carogna. Non hai nemmeno un po' di pietà per una creatura innocente già costretta alla vita militare. Vieni. Va bene, gli preparo un poco di latte, ma dopo ve lo cullate voi, Va bene, senza cuore. Buono, buono. Beh, adesso perché si è messa a piangere? È che dovrebbe ridere in braccio a un caporale come voi. Ma cantategli qualche cosetta, così si distrae. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e bada ben che non si bagna. Ma come, t'ho detto bada ben che non si bagna? È già mai bagnato? Piccirì, e voce da caporale, ti devi accontentare. Aspetta un po'. C'è Stefano avuto un bello guaglione che non voleva mangiare. A 7 anni sembrava un lampione con gran dolore di mamma e papà. Era chiamato da tutta la scuola Giovanni Brenzola di Baccalà. E lui ci aveva le lacrime in gola, ma era il più debole e aveva mocciato. E perciò guaglione mio, siente quella che di chi è. Se vuoi vivere felice, mangia, mangia, continua a mangiare. Una a me, una a te. Mangia, mangia, continua a mangiare. Una a me, una a te. Passò altro tempo e stu bello guaglione che non voleva mangiare. Andò soldato e gli amici al plotone, i che calvario gli fecero fa. Chi gli metteva l'inchiostro nel vino, chi un dopo a letto gli andava a piazzare. Lui si arrabbiava però, poverino, era il più debole e aveva mucciato. E perciò guaglione mio, niente quella che di chi è. Se vuoi vivere felice, mangia, mangia, continua a mangiare. Una a me, una a te. Mangia, mangia, continua a mangiare. Una a me, una a te. Un congedo o un polessere? Io non so niente, qua non si capisce niente. Ragazzi, che si trattasse di una licenza. Certo, è una cosa strana. Speriamo che non ci comandino per qualche servizio speciale. Io devo uscire per forza, Oggi c'ho un appuntamento con la subretta che è una cosa da impazzire. È un mese che sto facendo sto movimento per ingranare. E allora io che c'ho l'allenamento? Ma sono più importanti le donne che l'allenamento. Ma io domani c'ho l'incontro del pugilato con la Marina. E io oggi ho l'incontro con la subretta. A Marcolì, casomai al servizio mio ci pensi tu. Io mi chiamo Felice, non mi chiamo Mia Giocondo. Oh, ma pure tu ti chiami Felice? Sì, perché? Pure io. Allora siamo in 3. In 4 ancora è stato al tenente. Allora, Felice. Felice. Che dico la verità, signor tenente. Ma mi fino ad oggi non mi sono mica mai andato coi putei. Che giuro sulla mia parola. La purezza vale per l'uomo come per la donna. Come dice Don Gino, che possa dire il parroco del mio paese. Va bene, tu non c'entri. Vai pure. E quando esci dia un atto d'entrare, Beh, chi t'ha chiamato? Che voleva? Ma è una storia. Gli cerca un soldato che si chiama Felice. E che ha avuto un bambino con una donna. E beh, che c'è di male? Ma sei un peccato. Io non c'entro, Chi è stato esca fuori, esca fuori, sì, perché sì, io non voglio pasticci. È un bambino. E quanto è grande? Ma dice che è ancora lattante. Lattante. Ma allora potrebbe essere il mio. Povero figlio. Tuo. E non lo sapevi? Tanto non vedo la mia Margherita da quel giorno. Ma che giorno? State tranquilli, farò il mio dovere. Farò il mio dovere fino in fondo. Va a fare il dovere tuo, va. Hai capito? Te lo saresti mai immaginato? Ma a me certe cose non che penso neanche. E mo se la passa fine. Vedrai che lo sbattono a caída come me. No, mio. Peggio. Quello lo fanno sposare. Ma il fargli il suo dovere, E lo dici così? E come glielo ho detto, signor tenente? Io gli volevo bene a Margherita. Se l'avessi saputo prima. E perché non ti sei informato? Ma io non credevo mia di diventare padre così in fretta. Tutto è stata colpa di quel giorno. Ma come, quale giorno? Quello là, insomma, l'ultimo. Margherita si è messa a piangere, ha cominciato a divattene, se è un mascalzone. Scusate l'espressione, mi fai schifo. E tu? E io, ma perché? Un fare così, io ti voglio bene. E appena un gelato ti sposo. E lei? E lei piangeva sempre.
Da quel giorno poi è sparita, non ho saputo più nulla. Beh, ora come hai visto ha trovato un modo per farsi vivere. Ora tocca a te. Cosa intendi fare? Il mio dovere, signor tenente. Io sono un ragazzo per bene, povero ma bello. Ma che dici? Cioè, povero ma onesto. Bravo, Marco Ligo. Così volevo sentirti parlare. Adesso ti faccio dare un permesso. Tu prendi il bambino e vai a cercare tua moglie. Fai quello che credi più opportuno. Va bene? Grazie, signor tenente. Va bene, vai pure. Vò subito a vedermi figliolo. Ecco. Quanto è buona la zuppa. Su. Allora lo do a Caputo. Ecco, tutto a Caputo, no? Scusa, senti quanto è buono. Senti, è freddo, io non capisco perché non lo vuole. Su, amore, su. Allora a caputo. Ecco, basta, non ce n'è più. E voi siete mangiato tutto voi, scusa. E se non lo vuole, che lo vuoi buttare? Ah, ma sto bambino perde. Non sarà mica rotto. Come ingoia lo rifà. Caporale. Che c'è? Il bambino. Beh? È mio. Allora è lui il mascalzone. Siccome lei... Ti potevi anche far vedere prima, no? Tieni. Bello. È così bello che non sembra neanche il mio figliolo. Sono gli scherzi della natura. No, però c'ha tutti i lineamenti del padre, Ma se con quel naso mi sembra di stare al carnevale di Viareggio. No, non gli dà retta a lui, andiamo da tua madre, va. Non gli dà retta, non gli dà retta. Caporale, siete la meglio baliasciutto del reggimento. Se tu sapessi come sono emozionato. E chi sarà adesso? Oh, scusate un momento. Fate presto, ho lasciato il bambino solo a casa con mio marito e non vorrei, capite? Vengo su, va bene. Che volete? Buongiorno, voi mi conoscete, io sono Felice Marcoligo, il fidanzato di Margherita. Zitto, non ti far sentire, vieni dentro. Brutto mascalzone, finalmente ti sei fatto vivo. Che sei venuto a fare? Signora, sono venuto a fare il mio dovere. Te ne ricordi presto, guarda che io non voglio scandali in casa mia. Devi andare via subito. No, io devo vedere Margherita, le devo signora, parlare. Ecco, vengo subito. Zitto, è inutile che la cerchi qui Margherita. Ma perché, dov'è? Margherita è andata via da 6 mesi. Ma tu come fai ad avere il bambino? Margherita me l'ha lasciato in caserma un biglietto, ma io l'ho mai vista. Oh, mamma mia, non le sarà successo qualche disgrazia? E lo hai detto a me? Io credevo fosse qua. Ha trovato un posto per cameriera e è andata a lavorare. A lavorare? Mi dia l'indirizzo, io la devo sposare. Veramente? Via Archimede 2, dalla Marchesa De Gregorio. E questo? Insomma, venite o non venite, io sto prendendo freddo. E c'è qui un militare che vuole un'informazione. E la signora del secondo piano, la mia cliente, una pettegola. Allora vado. E che numero avete detto? No, via Archimede 2, ma è meglio telefonare prima, là c'è il telefono. Ah, sì. 847-195. 847-195. Eccomi, è un vostro parente? No, per carità. 847-195. Qui Marchesa De Gregorio. Buongiorno, signora Marchesa. Mi scusi il disturbo, io vorrei parlare con Margherita, la sua cameriera. Io sono Margherita. Che? No. Felice? Sei tu. Finalmente ti ho ritrovata. Io sono venuto perché ti voglio sposare. Come? Sposare? A chi? A me? Pronto, Margherita. Ma perché non mi rispondi? Ma che succede? Beh, allora aspettami, vengo subito da te. E tu sta buono, che torno subito con tua madre. E non dà fastidio alla zia. Ecco, se n'è andato. Eppure avrei giurato che quel militare era vostro parente. Il bambino? Allora c'è ancora quel militare. No, deve essere il bambino del piano di sopra. No, questo è in casa vostra. Senti come piange, poverino, sembra che lo stiano ammazzando. Che vi avevo detto? Eccolo qua. Povera creatura, povero bambino. Quel disgraziato me l'ha lasciato e se n'è andato. Signora, datelo a me per piacere. Glielo riporto al padre. Faccio ancora in tempo a raggiungerlo. Ma insomma, non potete lasciarmi così? Un momento, sto qua. Zitto, bello, zitto, sotto, zitto. Tu hai un figlio e non sei sposata. No, ma adesso che Felice è tornato mi sposa subito. Ma che cosa stai raccontando? Ti sposi tuo figlio? Ma che dici? No, quello ha 8 mesi, il padre. Sì, si chiama Felice anche lui. Perché vede, io avevo chiamato Felice quel povero infelice perché Felice non c'era più. Ma adesso che Felice è tornato... Basta. E hai il coraggio di essere felice con tutti questi felici nella tua vita. Ma io avevo sempre subodorato qualcosa di equivoco sotto. E adesso basta, sai? Sei licenziata. Mi dai gli 8 giorni? No, neanche 8 minuti. Il tempo per infilarti il cappotto e
uscire immediatamente da questa casa onorata. Va bene, si calmi, non si arrabbi. Finalmente potrò dire a tutti che ho un figlio. Potrò avere tutti i figli che voglio. Anzi, sa cosa faccio? Vado dalla balia, prendo Felice e lo porto da Felice. Carmè. Buongiorno, Margherita. Dove sta Felicetto? Eccolo là, ha mangiato adesso proprio. Sono venuta a prenderlo. Ah, sì? Sì, lo devo far rivedere al padre, così me lo porto a casa. E che dirà vostra zia? Niente, è d'accordo. Pensa, è tornato Felice, mi sposa. Sono contenta, lo sapevo che prima o poi avrebbe fatto il dovere suo. È stato meglio farvi conoscere la verità. Margherita è una sventata. Tenere nascosto un bambino. Ma quel bambino è mio. Margherita, lei è una santa. E io non vedo l'ora di sposarmi. Sono fatti che non mi riguardano. Adesso vi prego di uscire subito da questa casa. Subito. Ma vi chiedo solo un favore. Posso telefonare alla zia? Forse Margherita è da lei. Va bene, il telefono è di là. Grazie. Carmè, questo lo devi riprendere tu. A casa mia non lo voglio. Ah, per me, io l'avevo detto a Margherita, ma quella ha detto che si sposa. E quando si sposa è un altro conto. Fino a quel momento il bambino non lo deve vedere nessuno. Zitto! Dove lo metto? Lo metto là su quel lettino, tanto ha già mangiato. Via! Felice! Buono, mamma, buono. Buono, Buono. Felice! Felice! Ah, siete voi? Credevo che fosse vostra zia. Ma come, non c'è? E Felice ha detto che era qui. Ma dica un po', è vostro parente? Beh, veramente? Ah, ho capito, deve essere quello che ha telefonato. Come ha telefonato? Sì. E dov'è? Dice che è dalla Marchesa. No, oddio, dalla Marchesa. Mm-hmm. Oddio, chissà quella come lo tratta. Dove andate? Io non posso mica restare qui sola. Margherita, finalmente. Lo sai chi è venuto? Sì, sì, lo so. Felice, Zia, scappo da lui. Margherita, dove vai? Margherita. No, voi adesso restate qui. Dovete finirvi il vestito. Ma mia nipote. Voi avete vostra nipote e io mio marito. Mi sta aspettando. È arrabbiatissimo. Ma va bene, mamma mia, facciamo presto. Ma dite un po', quella vostra nipote e quel militare non sono parenti? Ma che dite, signor? Oh, il bambino. Nata moto. No, e non è possibile. Ma se proprio adesso l'ho consegnato io alla balia. Povero. Ma come ha fatto a tornare qua? Forse l'avrà portato vostra nipote. No, quando mai? Non è possibile. E poi cosa c'entra mia nipote? Quella è una ragazza onesta. Signor, voi non dovete fare insinuazioni. Per carità, e chi insinua niente? È venuta qui, Margherita. Oh, ma voi vi dovete decidere. Ma insomma, lo fate apposta a non incontrarvi. Non c'è neanche ancora. È uscita per cercare te. Questo poverino continua a piangere, non potete lasciarlo solo. Sì, il poverino adesso se lo prende il padre e se lo porta via subito. No, neanche per idea. Io me ne potevo aspettare Margherita. Tu te lo porti invece, no. Come? Ma allora è chiaro. Fra vostra nipote e Felice. Sì, sono fidanzati e con questo, ma il bambino è di altri. No, come di altri? Il bambino è mio. E di Margherita? No, avete ragione, questo bambino non è mio. Ma sì, cosa vi dicevo, signora? Il bambino non è loro. Si trova qui per caso. Vogliamo provare questa vestita? Accomodatevi. E voi mi dovete spiegare. Io ho lasciato un bambino e ne trovo un altro. E chi me l'ha cambiato? Ma che cambiato? Provate a chiederlo a Margherita. Ma perché non l'avete trattenuto? Che cosa? Ma questa è una casa per bene, sai? Non è mica un ritrovo di militari per serve, vai. È meglio che te ne vada, vai. Ma noi vogliamo sposarci. Come faccio se non lo trovo mai? Sì, è colpa vostra se non lo incontro più. E quello si stancherà e scomparirà di nuovo. Uffa, anche il telefono adesso. Pronto? Sì, Marchesa De Gregorio. Ma ancora voi? Sì, è qui, ma per l'ultima volta. Margherita? Margherita, vieni, c'è quel tale, quel tuo Felice che ti vuole parlare, vieni. Signora, siete sicura? Oddio. Pronto? Ma no, non sono Margherita, quella è svenuta di nuovo. Non la faccio più. Pronto? Ma dico, siete svenuto anche voi? Come? Ma no, non sono svenuto, anzi vengo subito a prendere Margherita. Pronto? Ecco, se n'è andato. Voglio vedere se ha lasciato il bambino. Oh, pensateci dopo. Io fregno. Un minuto, un momento solo. Oh. Sì, ma sbrigatevi. Anch'io ho un bambino che aspetta. No, questa volta proprio non c'è. Tu qua? Ma che oggi? Ma cos'è questa invasione dei bambini? Che succede? Succede, se sapesse. Signora, non trovo più bambini e Margherita. Ah, ma allora dovete ammettere che è di vostra nipote. Ma vi volete impicciare degli affari vostri, sì o no? Ebbene sì, ecco, è di mia nipote.
Però fra poco si sposta. Ah. Ma voi me ne avete portato un'altra, signora. Un altro? Ma allora sono tu i bambini? Quando siete scusando? Voi pensate domani, dopo, a chiacchierare, litigare. Qui bisogna ritrovare un bambino. Maria, hai finito? Ecco chi lo teneva. Ma che cosa facciamo? Io non ne posso più con questo bambino in braccio. Eccolo chi era. Il mio bambino viene dalla mamma. Vuoi un momento? Un momento, tenete un momentino questi. Che io devo guardare, devo controllare, devo essere sicura, Un momento. Lo sta Felice? È Felicetto! Ah, ecco la madre. Lo sta Felicetto! Oh, mamma mia, pigliatevelo voi, sì. No, è mo quello mio. Ma è quello che sto cercando pure io. Lo sta Felicetto! No, no, Margherita, non gridare. No. In mezzo a questi non c'è. E dove l'avete messo? Ma tu, Felice Grande, l'hai visto? No. E allora, Felice Grande a Felice Piccolo? No, zio, quello non c'è più. Quello non esiste. No. Margherita! Zia! Zia, è Felice! È Felice! Oh, è Felice! È Felice! L'hanno lasciato in caserma, ho pensato che l'avevi lasciato te. Sì, e giura. Che cosa? Che non è un altro figlio tuo con un'altra donna. Lo giuro su nostro figlio. Quello non è il nostro figlio è questo. Ah, già, ti giuro che non ho avuto nessun altro bambino, ti giuro che non ho avuto nessun'altra donna, e come te l'ho a dire? Ma va bene, ti credo. E allora perché non mi hai cercata più? Ma me l'avevi detto te. Non ti ricordi quel giorno? Mi dicesti che non mi volevi più vedere. Perché ti facevo schifo. Beh, ma io non lo pensavo mica. Beh, e allora perché me l'hai detto? Perché dovevo. A volte una donna deve dire certe cose per pudore. Allora ti facevo schifo solo per pudore? Tu lo dovevi capire. Che scemo. Ma io credevo a tutto quello che mi dicevi. Oh, Felice. Come sono felice. Mi sembra di sognare. A chi lo dici? Io mi sento tutto commosso. Sentirti vicino. Io e te con i nostri bambini. Ma quali bambini? Noi ne abbiamo uno solo. Questo qua. E questo, poverino. Ormai mi ci sono affezionato. Quasi, quasi. Senti, tanto io in campagna c'ho la terra. E poi c'ho 3 vacche, 100 conigli, 100 galline. Sì, ma questo non possiamo tenerlo. Non è nostro. Bisogna fargli ritrovare il suo papà e la sua mamma. Quelli veri. Peccato. Ero così convinto che fosse il mio figliolo. Beh, lo riporteremo in caserma. Sì. Qualcuno ci penserà. Caporale. Caporale. Caporale, lei non esce? Corradini. Comandi. Ah, come domani c'è il match e vai in libera uscita. Sì. Beh, stasera potevi stare qui, ti riposavi e mi facevi compagnia. Ho un appuntamento con una ragazza. E finalmente ci posso andare da solo perché tu non puoi uscire e vuoi che non ci vada. Una ragazza? Carina? Ancora non lo so. È quella che ho conosciuto per telefono. Mi sta aspettando in parlatorio. E dopo te lo dico, Corradini? Ma puoi far tornare domani. Dici di portare un'amica e così ci andiamo insieme. Io ti regalo quest'anello che è un caro ricordo di famiglia e tu glielo dai. Ma sti cari ricordi di famiglia li compri a chili sui carrettini. E proprio a me mo vuoi dare. Vabbè, ma lei mica lo sa. Col permesso del caporale, il soldato Corradini va a fare il primo incontro con la mora. Soldato Corradini? Il caporale di giornata passa la visita prima della libera uscita. C'hai le scarpe sporche e ti manca un bottone alle mutande. Oh, ma che c'è? I raggi X che vedi le mutande senza i bottoni. Se il bottone bianco delle mutande l'hai cucito alla giacca, alle mutande ci manca. Dietro front! A pulire le scarpe e a cucire i bottoni. Vai, vai. Vai. Ma non è... Vai. Vai pure. Chi è che cercava Corradini? Sono io, Anita. Anita! E tu sei felice? Felice! Altro che felice, felicissimo di fare la sua conoscenza. Ma per telefono la voce mi sembrava un po' diversa. Certo, perché per telefono la voce è tutta concentrata qui, dentro l'orecchio, e allora si altera. Delusa? Oh, no! Ad ogni modo ti ringrazio di essere venuta tutta.
Prego. Ci mancava poco che la signora mi licenziasse. Sì. Ma sai come gli ho detto alla padrona? Sì. Al cuore non si comanda. E che dici, ho fatto bene o ho fatto male? Sei una bambina. Prego, superiore ad ogni aspettativa. Grande, più grande di quello che ti immaginavo. Ma sai che dopo la telefonata non riuscivo più a dormire? Sì. Mi sono rigirata tutta la notte sul mio lettino. Lettino. Ehi, ma che fai? La vuoi riportare in caserma? Di certo, questo è mia mio. E di chi è? Ah, non lo so. Il mio figliolo è un altro, anzi ve lo ridò. Ma, Marcolì, caporale, caporale di giornata! Che manina, quante dita, qui ci sta bene una famiglia. Aspetta, ti ho portato quello che desideravi tanto. Che? La frittatina con cipolle. Che pensiero profumato, come ti posso ringraziare? Ecco, questo... è un caro ricordo di famiglia. Ma a te lo regalo volentieri in pegno del nostro amore. Oh, grazie, come sei generoso. Anche la vita darei per te, ma tu me lo vuoi dare un bacito? Caporale! Ah, comandi, maresciallo! Caporale! Sto parlando con una signora. Ma... prendi con sé il bambino e portalo a dormire. Ancora? Ma io non sono pratico, che gli faccio suonare il silenzio? Obbedisci! Va bene. Anita, ci vuoi provare tu che sei più pratica? Ma io sono qui per amare un militare, mica per allattare un bambino. Prova a fare il contrario, così ci contenti tutti e due. Oh. Signorina, se vuole visitare la caserma io posso farle da cicerone. Ma che vuoi? Sbarca a Napoli con mano gran signore, con mano gran signore. Campai tant'an America, campai tant'an America. Beato te, canti sempre, eh? Caporale, quando mi concedo devo cantare alla radio, e se non mi fanno cantare vi giuro che mi ammazzo. E non è meglio che ammazzi qualche cantante della radio? Almeno c'hai l'opinione pubblica dalla parte tua. Ci avete proprio ragione. Ancora qui. Me lo riportate un'altra volta. E quel padre là non gli è piaciuto, ha detto che sta meglio con te. Mettilo a dormire, vai. Io? Gli posso dare un sonnifero, caporale? Non c'è bisogno, basta che gli canti qualche cosa a te e questo si addormenta subito. Vieni. Noi siamo fatti così come due gocce d'acqua. Ah, ci risiamo. Io ti do 5 giorni di rigore, sa? Ma che colpa mia se il bambino va a fare la pipì addosso, scusa. E tu gli canti 2 gocce d'acqua, questo si sente incoraggiato. Ah. Aditi! Comodi, comodi. Rizzo! Novità? È Nene, signor Colonnello. Bene. Ah, però c'è quel bambino. Come avete detto, NN? Sì, quel figlio di NN che è rientrato. Come? Ancora non è stato trovato il padre? Sì, è stato trovato, però quel padre ha trovato un altro figlio. Insomma, non era lui, ecco, signor colonnello. Ma dico, non ci saranno 100 felici in questa caserma. Tu, sei felice? Signor no, signor colonnello. Visto? Veramente sono 4 i felici. Ah. Uno è stato scartato, un altro è Marco Ligo, 2 sono ancora da interrogare e poi... E poi? E poi c'è lei, signor colonnello. Io? Vabbè, già, io mi chiamo Felice. Tenente! Un po' di rispetto! Non vorrete mica insinuare che io sia il come si dice, come si dice? Il padre, signor colonnello? Il padre! Sbattete dentro tutti i felici della caserma! Sì, sì. Quando tutti sono dentro, vedrete che il padre uscirà fuori! Come crede, signor colonnello? Attenti! Ma non mi potevo chiamare Egisto, Aristide, Pasquale, Amleto. No, Felice mi dovevo chiamare. Si può essere più disgraziati di così. Ostrega, qua mi pare di essere in un romanzo giallo. Un de noi trega da essere l'assassin, cioè il padre. E già, il padre, che poi sarebbe un figlio della... Ah, mi sono bene. Innocente, sa? Amico le putele mi piace scherzare, un saludin, ma basta lì. Il resto dopo il matrimonio, come dice giustamente... Don Gino, il parroco del tuo paese, vabbè. Ma io non mi rassegno, nemmeno se... Io se scopro chi è l'assassino, cioè il padre, io do un sinistro che lo metto a dormire per 10 giorni, lo metto. Hai capito? Sì, ecco. Parla, parla. Intanto noi stiamo chiusi qua dentro. Io mi sto a perdere la più bella avventura della vita mia. È incosciente. Ancora non si trova il padre di questo? Già stai a pensare a fabbricarne un altro? E poi il caporale ve li alleva, vero Corradini? Ma come? Io sto in galera per colpa tua e tu sta a fa puro lo spiritoso. E allora confessa, confessate. M'hai fatto perdere pure l'appuntamento, m'hai fatto perdere. Con chi? Con Anita? Sì, con Anita. E tu come lo sai? Oh, bada che se tocchi Anita io te cieco l'occhio, eh? Perché l'hai vista? Povera vecchietta, mi ha fatto una pena. È arrivata fino qui per portarti questo. Tieni. Pure con la vecchietta del cacao ti metteresti tu. Oh,
Ah, come per telefono sembrava una ragazzina, sembrava. Ma guarda un po'. Sapete che vi dico? Che io alla mia bionda non ci rinuncio. Io mo esco e faccio sì anche voi. Ma che sei matto? Ma che vuoi evadere? Ma piantala, c'è un mezzo più semplice. Cercano un padre? Bene, il padre del bambino sono io. Ah. Sergente! Sergente, disgraziato, perché non l'hai detto subito? Allora, perché non l'hai detto? No, ma allora sei tardo, allora non avete capito niente. Io non so il padre, ma dico che sono il padre per poter uscire. Ah. Poi il bambino lo do a qualcuno e stasera rientro in caserma. Sergente! Sergente, rispezione! Il padre sono io! Ridatemi, figlietto mio, povera creatura! Mano del papà suo! Sergente! E mo? Che è questo? Oh, ciao, Lucia. Ma sto ragazzino chi è? E questo è un amico mio, se non c'era lui oggi le sta vincendo. E chi c'entra? Dai, 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 che mo te spiego. No, ma non mi metterai mica nei pasticci, Ma come, tu mi avevi detto che ti serviva la garçonnière perché ci avevi un'avventura e tu mi porti neonati qua dentro. Sta tranquillo che l'avventura c'è, è pure de classe. Però, Lucia, tu mi devi fare un favore. Sto ragazzino deve sparire. Tieni, pensaci tu. Oh, ma tu sei matto, ma dove lo metto? Ah, fai così, bello amico. Ma si può sapere perlomeno chi è? Ma lascia perdere, fa conto che sia mio figlio. Tuo figlio? Ma no, no, ho detto così, soltanto per farlo credere. Beh, adesso non te posso spiegare, però se tu sei un vero amico te lo porti via con te. Un'ora e mezza al massimo, un'ora, va. Ma come faccio, Feli? Ma io ti ho già fatto un favore prestando di qui la garçonnière del padrone. Oh, a proposito, ma il padrone tuo, il commendatore, posso stare tranquillo? Ma sì, sta a letto con l'asiatica, ma te pare che sia quel posto per te? Chi è, te saluto? Ciao! Ma aspetta! Tu conosci tutti qua attorno, fai il favore, lasciala a qualcuno. Per 2 ore soltanto. Toh, guarda, in fondo sono 2.500 lire all'ora, no? Ma come faccio? No, no, mai non conosco nessuno. Ma dallo al barista, al giornalaio, alla portiera, al mondezzaio, a chi te pare. Tieni, coraggio. E vabbè. Sei veramente l'amico, grazie. Vola, Lucia, vola adesso, squagliate. Pronto? Teatro? Vorrei parlare con la signorina Dorian Greco. Chi? Dorian Greco? Attendo un momento che gliela chiamo. Al telefono perché viene subito appena finito di ballare. Va bene, aspetto. Pronto? Pronto, amore, sei tu? Oh, finalmente. Aspettavo da tanto la tua telefonata. Hai ragione, sì, ho fatto tardi. Sai, con gli affari dell'industria di papà, adesso sono qui e sono pronto a riceverti nel mio appartamentino. Come? Oh no, non farla sciocchina, su. Tanto per fare 4 chiacchiere. Beh, però prometti veramente di stare buono, vero? Potrei essere lì tra una mezz'ora. Sei contento? Ora devo andare a fare il finale, ciao. Ti aspetto, fa prima che puoi, eh? Bambino. E tu che fai? Feli, questo non lo vuole nessuno. Mi dispiace tanto, o ti è, a ripieto. Figurati come mi dispiace a me. E che fai? Mo lasci qui. Adesso arriva quella, dopo. E muto vieni, che vuoi che ci faccia io? Oh, e questo mi si mette a piagne. Beh. E cantagli volare. Oh no, per carità, se canti tu quello si mette a piagne sul serio. E sta attento al piedi bulla. Al piede che? Al vestito del commendatore, quello che porti addosso. Ah. Lucia, aspetta un momento.
Luciano! Questa carogna mi si è beccato pure i 5.000 lire. Mannaggia. E mondo te metto io a te. Mannaggia, mo che faccio? Oggi mi va tutto male, tutto alla rovescia. In genere i bambini vengono dopo, non prima. No, no, qui dentro. Ah, qui, su, su, dentro. Abbi pazienza, eh. Poi ti regalo la cioccolatina. Ciao. Amore, finalmente. Eccomi qua. Sono venuta proprio per farti piacere. Oh, ma quattro chiacchiere soltanto, ah, certo, sono un gentleman. Sì? Andiamo dentro, facciamole queste quattro chiacchiere. Ti piace? Carino. Allora, hai parlato di me con quell'impresario? Ah? Ah, sì, sì, ha detto che avrai delle scale enormi e 50 ballerine. Oh, 50? Perché ne vuoi di più, 60, sai, sta così con mio padre. No, 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 grazie, me ne bastano 50. E tra un mese firmerai anche il contratto. Il contratto? Sì. Oh. Sei contenta? Ah, sì, tanto. Ma che fai? Ricordati che sono una ragazza. Lo vedo, lo so. Se tu fossi un ragazzo, mica starei qui. Ah, già, è vero. Fammi vedere che c'hai qui. Che c'ho? Un momento. Il rossetto. Ah, sì? Beh, non fa niente. No, lo devi levare. Oh, ma questo... questo che cos'è? Non baciatemi. Come scherzo non è spiritoso per niente. No, ma quale scherzo? Sai, sono stata ad un battesimo e... l'avrò messa in tasca scambiandola per un tovagliolo. Posso avere un caffè? Sì, ma bisogna farlo. Vado io? Dov'è la cucina? Come? No, 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 aspetta, aspetta un momento, Dorian. Perché no? Perché tu sei l'ospite, tocca a me fare il caffè. Oh, che sciocchezze, perché sono un'attrice, credi che non sappia fare un caffè? Oh. Dov'è? Ah. No, Dorian, ti prego, è tutto in disordine. Ce la faccio io? Il caffè deve essere là. Là? Sì, sì. Ma guarda dove hanno messo il cesto dei panni, scusa, eh. Qui non c'è niente. Io non l'ho trovata. Ma cosa importa, amore? Siamo noi due soli, finalmente. Doria, mi vuoi ma bene? Ma certo che ti voglio bene. Senti, che cosa ti ha detto il produttore? Chi? Ah, sì, ha detto che sei meravigliosa, bravissima, la più simpatica di tutte. Oh, caro, che profumo adoperi tu? Il coso... de... eh? No, aspetta! Perché? Che c'è? Senti, Doria, io vorrei farti una sorpresa. Chiudi gli occhi. Oh, ecco perché eri tanto agitato. Una sorpresa. Ecco, brava, così conta fino a 10. Sì. No, no, fino a 20 è meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Allora, questa sorpresa... vieni, vieni, amore. Mo che gli do. E tanto per gradire. Sì. Oh, senti. Lo sai che questi scherzi non mi piacciono? Sì, Dorian, scusami, non t'arrabbiare. Io volevo soltanto farti uno scherzo. Io te l'ho comprato davvero un regalino, sai, un filo di perle. Un filo di perle? Vere? E come vere? Te l'ho fatta venire apposta dal Mar dei Caraibi. Ah, e dove stanno? Beh, stanno dal gioielliere, ci doveva mettere un fermaglio tutto ribrillante. Oh, te la porto stasera in teatro. Che amore, caro. Nara, caro. Qui stiamo scomodi, cara, andiamo sul divano. Sì? Oh, ma questo è un letto. È un divano letto, vieni, prova. Oh, allora, so che è una mania, ma non posso soffrire gli sportelli aperti. Scusa, eh.
Ecco fatto. Ora sono più tranquilla. Anch'io sono più tranquilla. Che caro. Che c'è? Guarda! Guarda! Ma questo che cos'è? Niente, è un bambino. Anzi, fammelo rimettere dentro, se no piglia freddo. Ma che rimettere dentro? Piuttosto come è arrivato qui? Ah, che so io? Sai come sono fatti i bambini, no? Si cacciano dappertutto. Oh, ma non dire cretinate. Un bambino così piccolo non si caccia da solo in un cassetto. Piuttosto, dimmi chi è. Ma non lo so. Di un po', chi sei tu? Ah, sì, deve aver lasciato qui la donna di servizio, sì. Però è caruccio. Oh, sì. Povero tesoro, vieni. Non credevo che al mondo ci fossero delle madri così snaturate, ma ora penso io a te. Fai un sorrisetto, zietta tua, su, fai un Dorian, mi pare che stai esagerando un po', eh. Non sei venuta qui per me. Dammi questo bambino. Ma caro, su. Cosa vuoi, che lo faccia piangere? Ma dai, lo mettiamo sulla poltrona. Non piange lui. Guarda quanto è carino, sembra Cupido. Che carino. Ecco, ora andiamo. Hai visto che si è calmato? Vedrai che piano piano, mentre lui si addormenta e fa la menna, buono buono lui. Oh, poverino, non vuole stare solo e ha ragione. Poverino lui, ma io cosa dovrei dire? Carino, lui carino. Vieni, vieni qui, eh? Su, fai un sorrisino bello lui. Guarda, guarda, lo vedi che non piange più? Ma già, lui ride. Tanto che gliene importa a lui. Beh, si può sapere che cosa fai lì impalato? Il bambino avrà fame, no? Diamogli qualcosa da mangiare. Ma cosa gli do? Qui non c'è niente. Una volta alla televisione ho sentito dire che ai bambini fa bene la camomilla. Tesoro, dove la trovo la camomilla? Diamogli un liquorino, eh? Oh, ma che liquorino? Su, su, vanno a cercare, muoviti, cercali in qualche cassetto, ma sbrigati, no? Va bene, pure la camomilla, se la trovo me ne devo una tazza io. Ma come, è guarito? Non stava a letto con l'asiatica. Ma che asiatica? Dammi subito le chiavi. E stanno lì nel cruscotto. Ma no, dell'appartamentino. Dell'appartamentino? Ma non sarebbe meglio che si riguardasse, commendatore? Attento che è pericoloso. Se fa cerbaccino. Nina, che pazienza, che mi dispiace, che io non ho mica trovato niente. Non vedi che si è addormentato? Ah, sì, allora per ora appoggiamolo. Adagio, adesso. Adagio, piano. Piano, piano. Se non si risveglia. Così. Buono, meno male. Buono. Tesoro, cogliamo un attimo fuggente. Sì. Dammi il tuo amore. Non lo vedi che sono assetato? Vieni, dammi la mano e saliamo su quel tram che si chiama Desiderio. Non lo vedi che io sono un povero Romeo che ha tanto bisogno della sua Giulietta? Felice, non mi avevi mai parlato così. Come si può resistere a un uomo come te? Sono un po' come l'eroina dei romanzi americani. Ogni volta che l'amore mi avvince, sento un dolce suono di campane. Ah, eccole. Ma no, è il telefono. Il telefono? Certo. Vai, vai a rispondere. No, lascia perdere. Ma come lascia perdere? Potrebbe essere l'impresario. Va bene, vado a rispondere, Dorian. Pronto? Ma chi è? Che vuoi, Luciano? Te ne devi andare subito, sa. Il commendatore, l'asiatica, mica ce l'aveva. A ballerina ce l'aveva. Sì, a ballerina. Sbrigati, vattene subito, perché vi è su con lei. Ma quello è già partito. Vai da fa presto, mi raccomando. Mi raccomando il piede bulle. Vabbè, vabbè, ho capito. Ciao. Niente, è stato uno sbaglio. Oh, felice. Dorian, ormai si è fatta un po' tardi. Ma caro, non mi avevi detto che eri assettato. Forse saranno state le aringhe del rancio. Rancio? Sì, del rancio che ha in Argentina mio fratello. Ma non volevi salire sul tram che si chiama Desiderio? Ma purtroppo oggi ha fatto sciopero. Sciopero? Ma non avevi detto che ti sentivi Romeo bisognoso della sua Giulietta? Ah, sì, ne avrei proprio bisogno di una Giulietta, ma perlomeno che sia sprinto. Ma cosa vuoi, quando uno non c'ha più tempo? Oh, nessuno mi ha mai trattato in questa maniera. Me ne vado via immediatamente e vado in bagno a mettermi il rossetto. Non t'arrabbiare, verremo un'altra volta. Ehi. Tu, sveglia. Sveglia. Su, che dobbiamo andare via. Ah, vedi questo che sonno.
Matilde, cara. Amore, non ti voltare, chiudi gli occhi. Questa volta ho una sorpresa vera. Non me ne importa niente, io me ne vado. Ti scongiuro, amore mio. Va bene, ma se è uno scherzo, guai a te. No, no, non è uno scherzo. Sei contenta? Ti piace il Lido? Ma che scherzi sono questi? Credevo di trovare un nido d'amore, non un nido d'infanzia. Ma chi è? Matilde! Non è figlio mio! Ti giuro che io non c'entro per niente! Matilde! Insomma, posso? Sì, la sorpresa è questa. Mi hanno richiamato. Un soldato? Ma che scherzo è questo? Ma non è uno scherzo. Doria, non ti piaccio più. Fammi uscire. No, ti proibisco di passare da questa porta. Bada che urlo! Togliti e fermami se hai il coraggio. Addio. Dori. Te lo giuro, Matilde, io non capisco proprio come quel bambino si trovi qui a casa mia. Ti giuro, non è mio. Non c'è nessun'altra donna nella mia vita. Va bene. E quella chi è? Tuo nonno? Matilde! Matilde! Non la conosco, credo. E lei cosa ci fa qui? Io scendo e lei piglia schiaffi. Ma, senta, signorina, si rende conto che lei scende da casa mia? Ma... Dorian! Ah, anche un militare. Allora quel bambino è suo. Ma mi volete finalmente... Ecco, io vorrei spiegarle... Spiegare un corno? Io la denuncio. Questa è violazione di domicilio. Ma allora, l'appartamento di chi è? È mio. E vorrei sapere chi è lei. Domandi a lui. Anch'io sono vittima del raggiro di questo mascalzone. Giusto. Mascalzone. Ora butto. Ma come? Dorian! Zitto tu! Aspetti, signorina, non se ne vada. Signore, sia ben chiaro che io non ho niente a che vedere né con quel bambino né tantomeno con quel militare. Io la credo, signorina, una donna della sua classe. Ma non finirà così, perché lei non sa chi sono io. Oh. Anzi, se permette, sì? Io sono il commendatore Bianconi. Fratello del colonnello Bianconi. Scusi, signor colonnello. No, dico, signor commendatore, ma io non ho fatto niente di male. Oh, si è fatto tardi. Ho lo spettacolo fra mezz'ora. Se vuole posso accompagnarla io. Ho la mia vettura fuori. Sì, grazie. Ma come, Dorian? Che fai? Dorian! Dorian, aspetta! E lei faccia silenzio, perché ho anche un cugino generale. Signor, sì. Andiamo. Sì. Beh, che vuoi fare? C'è andata male. Che dormono tutti. Su, rispondi, se no mi fai metti in cella. Oh. Vai tranquillo. Oh, grazie. Ehi! A quest'ora rientri? Ma io avevo il permesso. Dovevo andare a cercare la madre di questo qui. E l'hai trovata? E come facevo? Non so manco chi è. È una storia lunga, maresciallo. Insomma, ho detto una bugia. Il bambino non è mio. Io torno in cella. Ripigliatevelo voi. Come? Che cos'è questo pasticcio? Ah, non la passerei mica liscia. Sentiamo il tenente. E andiamo dal tenente. E così tu vai in giro con le soubrette. Prendi in giro il colonnello. E me. In cella! Sbattendo in cella! Col bambino? Ma che bambino? Il bambino lascialo qui. Ma come, sul tavolo, il bambino? Ma e allora dove lo mettiamo? Ma datelo al caporale Serafini, lui è pratico del bambino, datelo a lui. Ma signor tenente, è impossibile, il caporale non è in caserma. Ma come non è in caserma? Dove sta? Ad Anzio, ha accompagnato la squadra di pugilato che si incontra domani con quelli della marina. Va bene, portatelo in infermeria a dormire, da qualche parte, avanti, su, forza! E adesso siamo in un bel pasticcio. Allora, quanti sono i militari a nome Felice che abbiamo in forza qui da noi? 4+1, signor tenente. Come 4+1? Avevi detto 4? Già, ma lei mi aveva fatto osservare che anche il signor colonnello si chiama Felice. Ma che c'è del colonnello? Si diceva così per dire, il colonnello. E allora sono 4.
Però uno lo abbiamo scartato subito. 4 meno 1, 3. 3 meno Marcoligo, 2. 2 meno Fornari, uguale Corradini. E allora non abbiamo altro che questo Corradini? Esatto. Va bene, allora valla a svegliare e portamelo subito qua. È impossibile, signor tenente. Ma com'è impossibile? Eh sì, perché anche Corradini fa parte della squadra pugilistica. In questo momento si trova ad Anzio. Accidenti, questo non ci voleva. Caputo! Caputo! Già la sveglia. No, il bambino, è rientrato il bambino. Così tardi, schiaffatelo in prigione. Ma andiamo, Caputo! Sei tu che ci devi pensare. Oh, Marescia, scusa. E come l'hanno riportato? Il bambino ha bisogno di dormire. Provvedi. Bello, bello. Ma lasciai a pensare che mi sono fatto richiamare sotto le armi per non sopportare i 5 figli che ho a casa. Avete capito? 5 ne tengo, 5. E mo pure qua. Ma allora è una persecuzione. Poi nonna, nonna. Poi nonna, nonna della. Ci è voluto tutta la notte per farlo addormentare. Che lo volete svegliare? Ma io adesso devo fare istruzione. E fatela sottovoce. Tanto il tenente è d'accordo. Tu, tromba, metti la sordina. Suona la durata. Allora, novità? 4 sono in cella, 5 in licenza, 8 marcano visita e il pupo dorme. Ha bisogno telefonare anzi a quel Corradini, eh? Ma come, signor tenente? Prima dell'incontro? Beh, ma sarà meglio dopo. E perché? È una notizia simile, potrebbe compromettere il buon esito. Ha ragione. Avanti. Mi scusi. Che c'è? Signor tenente, in parlatorio c'è una donna che vuole suo figlio. E chi la fa entrare? I soldati non possono essere chiamati a quest'ora. Vai! Sì, ma lei dice che suo figlio è un bambino, un lattante. Un bambino? Signor, sì. Ma allora la madre? Andiamo, maresciallo! Voglio mio figlio. Ridatemi il figlio mio. Abbiate pietà di una povera madre. Di una povera madre che... Che vedeva tutti ma quanti! Signora, gli acchi, la scarpolica, che sono delle madre! Signora! Signor tenente, signor capitano, ma che sei te? Ridatemi la creatura mia. Io l'ho portata qua sperando che se facesse vivere il padre. Sì, sì. Forma scherzone delinquente che so, rivedo, ma non ci siamo mai. No, guardi, signora, stia calma, guardi, il nostro dovere è dare subito suo figlio. Noi glielo diamo subito. Grazie, ecco. Signor maggiore. Rosso, per favore, fai un salto. Capisco che l'obbedienza deve essere pronta, ma fammi finire di parlare. Volevo dire, vai in infermeria, prendi il bambino, lo porti qua. Vai! Signor, sì. In quanto al padre... Non lo voglio vedere, non lo voglio manco vedere.
se non ha avuto, se non ha sentito il dovere di farsi vivo manco di fronte al pianto di una povera creatura innocente. Cannassa, morì ammazzato! Ma signora, non dica così, tanto più che ormai sappiamo chi è. Sapete chi è? Ma come si chiama sto garognone? Manco il cognome m'ha detto. 7 giorni, signor colonnello, 7 giorni se siamo visti e non ha manco trovato il tempo di dirmi come si chiama. Beh, ormai non è più il caso di fare misteri, signora. Il militare in questione si chiama Felice Corradini. Corradini? Sì. Eccellenza, la supplico, la scongiuro, lo faccia venire qua. La supplico, lo faccia venire qua. Non è possibile, signora, il militare si trova ad Anzio. Ah, pure i bagni se sta fatto, no, ma scarzone. No. E ma mo' ha finito, sa, di sedurre e abbandonare le ingenue. Cocco di mamma, bello mio. Vieni qua da mamma tua, quanto sei bello, 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 bello. Sta buono, sa, cocco, sta buono, che mo' all'Amanzio e ammazziamo papà. Ma che dice, signora? Io l'ammazzo quello, capito? L'ammazziamo, capito? Ma signora, la prego. L'ammazzo! Non dica così, signora. L'ammazzo! No, signora. L'ammazzo! Signora, lascia stare. Andati! Comodi, comodi. Rizzo! Allora, tenente, il bambino è stato consegnato? Sì, sì, signor colonnello. Ah, ecco, la cella funziona sempre, eh? E a chi? A Felice Fornari? Sì o no, signor colonnello. A Felice Pavan? Sì o no, signor colonnello. Felice Corradini? Sì o no, signor colonnello. E allora chi? A Felice Cavallotti? Sì o no, signor colonnello. Alla madre. Alla madre? Ah, bene, bene. Ah, sono contento che la situazione si sia risolta favorevolmente. Anzi, no, no. Come si dice la parola esatta? In questo caso è... Sfavorevolmente. 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 Tenente, sfavorevolmente. È proprio il contrario. Infatti, signor colonnello, ma la madre del bambino è partita pochi minuti fa per Anzio per andare ad ammazzare il nostro soldato Felice Corradini. Ammazzare il soldato? E me lo dice così? Tenente, telefoni presto alla polizia militare di Anzio per arrestare il responsabile. Ma c'è l'incontro di box, signor colonnello. E Felice Corradini è il nostro miglior pugile. Quale incontro? Quale incontro? Adesso sono stufo. Comincio proprio a rompermi. Devo dire la parola esatta, signor colonnello? Non la so, la so. Come crede, signor colonnello? Andati! Sì, pronto? Centralino Marina Militare Anzio. Come? Oh, un momento. Un ordine di servizio, vieni qui, scrivi, svelto. Pronto? Sì. Come? Impedire ingresso palestra a donne con bambini in braccio. Segno sì. Scrivi, scrivi. Arrestare subito artigliere Felice Corradini. Che lo possino ammazzare. Come? Ah, che lo possono ammazzare, che lo possono ammazzare, signor sì. Acciaccagli un piede e dagli una bella pignata in faccia! Hai capito? Vai! Forza! Ma che sangue! So, vieni qua! Vieni qua! Ecco, dai, forza! Meno destro che te lo reggo io, dai! Forza! Sinistro a destro! Dai che sei morto, dai! Che se ti mena dopo gli meno io a questo, ma che ti devo dare il bastone per menargli? Dai, forza! Occhio, i calciotti dei contoni! Dai, amore! Uno, ti sei fatto male. Due, all'angolo, eh? Due, tre, all'angolo, prego. Tre. Tutto per diretta. Dai consigli tuoi. Ma noi, i consigli miei erano buoni. Il guaio è che se li pigliava tutti quell'altro. Nove. Oh! Scusi, ha perso? Hai perso. Ha perso, hai visto? È vero. Vince per fuori combattimento alla terza ripresa il marinaio Ferrari Armando. Un bacio, Giuda. Un bacio di Giuda. Dai, vieni via, non gli dare confidenza. Vai, piano. Tiano, piglialo, che questo non si regge in piedi. Aranciate calzotti! E a fosse? Aranciate? Ah, me dai un'aranciata! Caporale! Signor sì. Sei tu l'allenatore? Signor sì, mi ci ha messo lei, signor Canetti. Ah, bene, per ogni sconfitta avrai 15 giorni di rigore, chiaro? Signor sì. Ragazzi, tutto incontro abbiamo perso. Eccolo qua, guarda com'è ridotto. Niente, non è niente. Adesso ti bevi una cosetta. Fatevi gli affari vostri. Oh, ragazzi, qui bisogna che vincete, sa. Sennò io rischio di finire all'ergastolo. E tu che hai fatto? Ti sei fatto male alle mani?
Ma lo vedi che non sai nemmeno che bisogna mettersi le fascette prima di infilarsi lì i guantoni? E che lo stai a dire a me? Ho scherzato, no? Oh, lo sport è tuo, il calcio balilla. Sì. Vacci a giocare. E tu? Ancora non sei pronto? Ma non sono mica un fucile io, mi sono tagliato con un pezzo di vetro. Caporale, comandi. Ti voglio fare una confidenza. Se l'artiglieria subisce un'altra sconfitta, vai a finire un mese dentro. Un mese compresi i 15 giorni del tenente o un mese in più? No, un mese in più. E non potrei avere la riduzione per i militari? Se fai lo spiritoso, non vai nemmeno in congedo. D'accordo. Hai sentito? A me piacerebbe perdere soltanto per mandarti in prigione. Corradini! C'è una persona che ti cerca. Adesso... Corradini adesso non può venire. Come? Ma che mi sono fatto la paglia? Io sono il responsabile, chi è che lo cerca? Una certa Anita, non lo so io. Ah, Anita è la vecchietta con la frittata, adesso ci vado io. Ma quale vecchietta? È un pezzo di ragazza che non finisce mai. E quello una volta ha preso il colonnello per sua madre. No, non ti preoccupare, adesso la mando via con qualche scusa. Tu intanto preparati perché fra poco tocca a te, capito? Oh, dalla vecchietta è meglio che ci vada io. No, ma che ci andiamo in due? Sì, ci andiamo in due, guarda. No, la voglio vedere anch'io. Non permesso. Felice! Anita, come stai? Noè. Felice sono io. Come? Non è un matto che cerca di fare lo spiritoso, vada via. Noè, io sono Felice Corradini, è quello stato vero. Tanto male, e questa è la vecchietta del cacao, Ma come ti permetti? Beh, ma come si permette, scusi, questa è la mia fidanzata, lei dice vecchietta, ma si vada a pesare. Ma se sei stato tu, è stato lui che mi ha imbrogliato. Questa è la mia ragazza. Ma quale ragazza? Ma chi ti conosce, la ragazza tu è un corno. Io sono fidanzata con Felice. Siamo fidanzati. Mi ha regalato anche l'anello. Guarda l'anello. È della nonna. L'anello della nonna. Ti sei fatta imbrogliare. Stai zitto, stupido. Ma Felice Corradini sono io. Non da ridere. Ma lo vuoi capire che sono io Felice Corradini? Chi è Felice Corradini? Sono io. No, sono io. Benissimo, vieni con me. Felice Corradini è lui. Allora sei tu. Secondo di che si tratta? Dobbiamo arrestare il soldato Felice Corradini. Allora lui, eccolo qua, io sono caporale. Ma che sei impazzito? Ma che tutti con me ce l'avete oggi? Ma che ho fatto? Ma insomma, chi è Felice Corradini? Non te lo posso dire, è un segreto militare. Aspetta qua, dopo te lo dico. Ma che ho fatto di male io, poverello? Aspettate! Eccolo. Non lo potete arrestare adesso, c'è l'incontro di boxe, magari lo arrestate dopo. Questo è l'ordine, non posso farci niente. Ma come? No, ma se lui non combatte, noi perdiamo l'incontro e vado a finire in prigione pure io. Giusto te cercavo. Signor tenente, questi stanno commettendo un abuso, qui bisogna protestare. Non importa, risolveremo lo stesso. Combatterai tu al posto di Corradini. Chi? Certo, non sei contento? Mica possiamo ritirarci di fronte alla marina. No, maresciallo, aiutalo a vestirsi. No, ma io sono fuori allenamento, signor tenente. Ho tutto il muscolo indurito e poi non è regolare. Non vorrai mica dirmi che hai paura, Io glielo vorrei dire, signor tenente, se lei mi permette. Avanti, pochi scherzi, infilati i guantoni, altrimenti ti do un altro mese di prigione. Signor tenente, per rifiuto d'obbedienza quanto mi danno? Da 6 mesi a 1 anno. E la miseria. E allora mi conviene sacrificarmi una sera. Forza, ragazzi, andiamo, vestiamolo. Forza, andiamo. Ma perché ci devo andare proprio io? C'è nessuno disposto a farsi onore stasera con la marina al posto mio? No. No. C'è qualcuno che vuole diventare caporale? No. Ma si può sapere perché? Sta buono. Si può sapere perché mi tenete qui? Oh, e io devo combattere, sai. Io devo salire sul quadrato. Dite la verità. Dite che l'avete fatto per far vincere la marina. Te lo dirà il colonnello quando arriva. Ah, lì! Dov'è? Dov'è? Ah, ecco. Allora, tu sei Felice Corradini, Signor, sì, ma... Come ma? Ormai la cosa è chiarissima. Abbiamo fatto un lunghissimo viaggio da Roma ad Anzio per appianare la cosa nella maniera più... Oddio, come si dice? Più celere, signor colonnello. Ecco, appunto. Tu che cosa dici? Io? Io non devo dire niente, signor colonnello. Io vorrei soltanto sapere perché sono stato arrestato. Insomma, basta! Adesso sono stufo, non voglio essere preso in giro, capito? È inutile che continui a fare lo... Lo gnorri, signor colonnello. Ma che gnorri? Scemo! Tu credi di salvarti facendolo scemo. Hai delle responsabilità, sei il padre del bambino. E non appena la donna sarà arrivata qui, regolerai la tua posizione. Ma io non c'entro, io non ho mai avuto figli. Ah, tu no, ma la donna che ha ingannato, sì. Ma io non ho mai fatto di queste cose, signor colonnello. Sicché tu vorresti farmi credere che tu... Mai. Beh, sono uno sportivo, ma... Lo vedi? E allora come fai a essere sicuro che il bambino non è tuo? Posso annunciare? Sì, prego. Che c'è ancora? Devi andare là, l'angolo tuo è quello. Per favore, il microfono. Combattimento di 3 riprese tra i pesi welter pesanti, paratore Giuseppe.
Quanto sono stupidi. Chilogrammi 71 e 300. Marinaio scelto. Vorrei sapere chi l'ha scelto. Non lo potevate scegliere più piccolo? E perché? È il peso tuo. E un'altra volta me lo scelgo da solo, va bene? Va bene. Contro Enea Serafini, chilogrammi 71 e 100, caporale d'artiglieria. Va a salutare. Vai al centro a salutare. Sì, sì. Buonasera, buonasera a tutti. Incontro è valido per il campionato militare. Arbitro, lavate l'armetto che la guerra è finita. Non si potrebbe rimandare, scusi. Non si preoccupi, che ci sono abituato ormai. Ma io no. Vuoi venire tu? Su. Chi è? Su, ascoltatemi. Sapete le regole? No, anzi è meglio che me le dice perché io sono proprio digiuno. Ma lo spiritoso, Sì. Dunque, niente colpi bassi. Meglio. Niente colpi alla nuca. Posso dire una cosa, scusi? Prego. No, siccome mi hanno levato un dente proprio pochi giorni fa, guarda. Potrebbe dire per favore a lui di evitare di picchiare da questa parte? Magari io mi metto così, lui picchia qua. Senti, questa non è l'ora di scherzare. Tra poco gliela levo io la voglia. Calma, Piano, datevi la mano. Sì. Ma che fai? Scusa il guantone, Molto lieto. Su, andate ai vostri angoli. Sì, senti, coso? Marinaio scelto. Ma che fate, l'amore? Ma starti zitto un momento, scusa. Senti, dopo ti pago il cinema, ti presento una bionda che ci sta, guarda. È questa qua sotto col cane, guarda quanto è carina. Hai visto, ha salutato, ci sta. Ma quella è mia sorella. Scusa. Vuoi andare all'angolo tuo? Subito. Su, via. Ma che fai? La vestaglia. E qui fa freschetto, è meglio tenersela. Vuoi combattere con la vestaglia? Ma ci sono delle signore, io sto in mutande. E finiscila. Signora, scusi, sto in mutande, ma questo mi vuole levare la vestaglia. Che? La dentiera. Adesso c'ho ancora i denti miei, quella me la metterai dopo l'incontro. Almeno te ne salvi qualcuno. Allora vado su due fronte di sinistra e rientri giù per il lato. Però attento al tuo proseguo, se arrivi non mal secco. No, ma parlate uno per voi. Fuori i secondi. Ma molto ne vai? Tocca a te, suona del gol. No, ma no. Quello ti aspetta a te. Ma non ho digerito io. Sotto, ma che fai? Vai in bicicletta? Sotto, momento, sotto. Cosa c'è? E questo è già arrabbiato. No, questo è un incontro amichevole. Ci dobbiamo menare, ma come due amici. Questo fa sul serio. Adesso è ora di finirla, Cominciamo a combattere sul serio. Via, sotto. Tu va all'angolo. Che m'ha fatto? Niente, incassato benissimo, bravissimo. Dai. Ma che sei matto? Avanti, boxate. Sotto, via. Break. C'è la contessa. Ho detto break. Ma io mica mi chiamo break. Quando dico break dovete separarvi. Buono, break, non ce l'ha con te. Box. Ha detto break? Io. E questo quando si fissa su un posto mena sempre l'assa. Io già sto facendo una curetta al fegato, scusa. E il dentero! E il fegato no, boh, me lo ha! E vattene! Chi te ci dice? Insomma, giovanotto, qui break lo dico io. No, è meglio che lo dico io, perché lo so io quando che mi fa male, scusa. Via, sotto. Box. Vinto? Ma che hai vinto? È la prima ripresa. E io mica gliela faccio a fare la seconda, sa. Bacci te, ormai già te l'ho cotto. Io? Ma hai bagnato tutto. E io sono tutto sudato. Che mi vuoi far venire la polmonite? Ma almeno questo ti sveglia, Enea. Ma mi devo cambiare la maglietta qua.
Dove va, signore? Un momento. Chi cerca? Il soldato Felice Corradini? Sì, e te che ne sai? Chi ti ha detto? È stato già arrestato, sì. Ah, oh, finalmente! Meglio figlio d'incarcerato che figlio di nessuno. Mi dispiace, ma abbiamo l'ordine di arrestare anche lei. Ma venga con me. Ma che c'entro io? Buttate giù le mani, sa! Io non c'entro niente, voi capite? Lascia, lascia, non voglio fare, capito? Io non c'entro niente! Ma non sono stato io, signor Colonnello, ve lo giuro, io sono innocente. Come osi giurare se tutte le prove sono contro di te? Signor Colonnello, che c'è? Abbiamo trovato la madre del bambino. Falla venire subito! Dove da casa? Lasciami stare, lasciami stare! Io devo trovare il padre di questa creatura innocente! Signor Colonnello, la supplico, faccia giustizia a lei, la supplico! Si calmi, signora, ho il piacere di annunciarle che il suo calvario è finito. Ah. Ecco qua, Felice Corradini, padre di suo figlio. Come sei? Chi? Felice Corradini? Ma lei è matto? Oh, ma io mi sono proprio stufata, sa? Ma insomma, perché mi volete via in giro? Se non lascio fuori il padre di questa creatura, io faccio un macello! Signora, la prego, moderi termini. Ma che moderi termini, moderi termini? Non ho mai visto questo! Ha visto, signor Zitto, Colonnello? Zitto tu! Zitto, signora! Signor Colonnello! Zitto! Zitti! Oh! E io che c'avevo il match? Signora, questo non è il primo Felice, ma è l'ultimo di una lunga serie di Felici. L'ultimo Felice dalla caserma. A meno che lei non voglia includere anche me. Ma che lei è lei? Io voglio Felice mio, voglio quello vero, voglio quello autentico. Sta qua, me lo dovete trovare! Signora, io per il momento non ho che questo Felice. Quindi, o si contenta di questo, o... come si dice? Niente, secondo me. Niente! Perché hai detto Brecco? Perché sì, scusi! Questi gli stanno a suggerire tutto! A capolà! Chi ti ha allenato, Patrecca? Ah, e se fate gli spiritosi io mica mi posso concentrare, sa! Mo me ne vado! Io non ho sentito niente, sono sordo! Ma che stai facendo, disgraziato? Facci te, questo mena, sa! Io ci devo andare! Guarda, se non ti comporti come si deve, ti faccio avere un mese di prigione! Pure te ti ci metti? Datemi l'ergastolo, eh! Oh, che fai là? Vieni qui, l'angolo tuo è questo. Ma se posso avendo, vai. Ma perché è occupato? Stai là. Va bene, ma mica ci ha messo il cappello, scusa. Vai, vai, vieni qui. Andiamo. Il paradente. E quello mi ha dato proprio una ciabattata qua, mi è andato giù. Mi farà male? Sì, tanto peggio di così. Vieni. Sì. Pronto? Colonnello, pronto? Oh, qui non si sente niente, stanno... Vieni. Che ci faccio con l'acqua? Dammi una bagnottella che mi è venuta fame. Le bagnottelle, motere da quello. Ma che stai a cacciare le mosche? Io caccierei a te. C'hai uno specchietto. Che fai, per donne? Che vuoi, un po' di brillantina? No, no. Come sto? Ma chi me l'ha mandato questo? Già, ricominciamo. Dai, alzati. Ma no, muoviti. Sto qua già. Oh, scusa, mi ero distratto. Buono, Brick. Mi metterei a piangere. Ma tutto a me mi devono capitare. Ma che è successo? Mi hanno fatto mancare l'incontro. Che se lo vincevo mi davano pure 15 giorni di licenza, lo sai? 15 giorni, gli danno al caporale, d'ospedale. Ecco, ma chi la conosce quella? Ma chi ha vista mai? Mannaggia, se trovo chi è sto padre, mannaggia, io do un destro sinistro. Ti voglio vedere tutti, prego, non fanno si mascarazzoni. Ti voglio vedere in faccia a tutti, sala della dunata, sala delle trombe, sala delle campane. Signora, per carità, lei sta diventando ridicola. Il padre un giorno o l'altro si farà vivo. No, meglio che non si faccia più vivo ormai, ha capito? Altrimenti lo faccio morto subito. Oh, ma chi è sta là? Non voglio manco più niente che mi ricapire lui. Butto pure via l'anello che mi ha regalato, sto malato ammazzato. Oh. Ma io quest'anello lo conosco. È del caporale. E quello ne regala uno ogni ragazza che conosce. Ma
chi è sto caporale? È quel disgraziato che sta là, signor Cornello. Io... Chi? Il caporale Nea Serafini? Sì, signor Cornello. Spero che qualche marinaio gli faccia una faccia così. Nell'angolo. Sto per terra. Break. Sto per terra. Uno, due, tre. Ma come io sono mezzo morto, tu ti vuoi mettere pure a giocare a morte. Uno. Ah, poi tutto a quanto ti pare, tanto. Tre. Se non se ne va quello. Quattro. No. Cinque. Fate vedere. Manco questo. Sette. Gelsomina. Marinaio, salvami. Ti do tutto quello che ti pare. Stai qui. Non ti muovere. Stai qui. Coprimi. Eccolo là. Ma visto. Fammi la cazza, stanza, te ne vado da me. Break! Zitto, adesso che non lo devi dire, lo dici, Break. Vieni qui, coprimi. Break! Niente, pensate di niente, stiamo a parlare. Break, zitto! Break, vieni qua. Lo sta, eccola là, mo ce metto io, la lasciamo passare. Signora, signora, la prego, signora, la prego. Signora, non si può salire sul niente. Guardi, aiuto, prego, aiuto. Davanti a me, qua, davanti a me. Levati, se credevi che non ti trovavo, non avevi squagliatela, povero tocco. Gelsomina, non lo sapevo che era mio figlio. Ah, non lo sposarci, credo che per cosi, però non voglio fare male. Prestigio! Sto proprio contenta, te. Non mi voglio sposare, capito? Si è divertito prima, poi non mi voglio sposare. Fuori da me, fuori tutti. Ed un fienile, ed è distrarsi il marmittone, suonando canta questa canzone. Caporale di giornata, questa sera resti qua, senza te la fidanzata, con un altro se ne va. Caporale di giornata, non ne voglio più caffè, dammi latte e cioccolata, e la sveglia per le tre. Ho preso una cotta, ho preso una cotta, per quella brunetta che stava con te. Ti arrangio una branda e un'altra gavetta, la sposo, la porto in caserma con me. Caporale di giornata, guarda un po' che tempo fa, che se piove alla durata, più nessuno scenderà, e in prigione al riparo starà.